Quindi sono delle scarpe per una preparazione completa di qualsiasi gara per queste persone. Ai miei più fedeli sostenitori del canale non so quanto interesserebbe sapere che queste Kayano Gel 28 di ASICS sono le seconde scarpe più longeve, il secondo modello più longevo presente sul mercato, così come per molti il gel non è un sistema di ammortizzazione efficace oppure solamente una scelta di marketing. E come direbbe Vsauce 2, il miglior canale di YouTube secondo il mio punto di vista, wrong! Questa è una scarpa davvero armoniosa. Sono comunque cosciente del problema di fondo, squadra che vince non si cambia, questa scarpa ha una serie infinita di aficionados, al tempo stesso ASICS ha capito fondamentalmente il problema e ha cercato di migliorare al tempo stesso la scarpa, consentendo di far sì che la tradizione di davvero incredibile possa ancora essere portata avanti nel tempo. Tra l'altro la versione più recente, ossia il modello 28, è quella che presenta particolari novità rispetto al passato e utilizza in effetti le caratteristiche e gli studi più avanzati per quanto riguarda la stabilità. Vi potrei raccontare quello che è successo nel 1997 con la storia del Cirque du Soleil, ma non lo faccio perché non c'è il tempo. Ad ogni modo prometto che un giorno lo farò. E comunque, se vi siete persi l'ennesima evoluzione della storia delle Kayano, non mi resta che partire dalle specifiche, che parlano di 308 grammi nella taglia US 9, 33 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede, drop 10. Tra l'altro interessante sapere che per la versione femminile siamo ritornati, come al solito, a drop 13. La tomaia in mesh ingegnerizzato con i loghi ASICS sulla parte laterale mediale che consentono alla scarpa stessa di avere una migliore struttura. C'è un buono spazio nella parte mediale, mentre nella parte dell'avampiede ovviamente si potrebbe correre anche a piedi nudi, ma al tempo stesso questa struttura in engineering mesh consente un sacco di elasticità che permette a tutti i podisti di avere, come al solito, il piede coccolato. La linguetta è molto paffuta, è libera di flottare, ma al tempo stesso, nei test che abbiamo effettuato, non è molto facile che i lacci si slaccino. Tra l'altro la tomaia è più spessa nella parte posteriore, nel tallone, come da tradizione ASICS, mentre più traspirante nell'avampiede, anche se, come sapete, il nostro amico protepodista non ama particolarmente una scarpa nera durante l'estate. Tralascio molti dei dettagli che in situazioni normali avrei trascurato, a partire dal tallone molto comodo, ma anche e soprattutto dall'intersuola Flight Foam, che ovviamente è stata quella che è stata utilizzata per le Nova Blast, senza dimenticare il battistrada e la tecnologia 3D Space Construction che, come già detto, consente di correre noi podisti amatori al meglio. Lascio però al prodepodista, tradizionalmente amante del marchio giapponese che ha utilizzato una miriade di scarpe, parlare di questa scarpa e di raccontare di tutto quello che le gira intorno. Per me però è fondamentale dirvi qual è la ragione per comprare questa scarpa, scarpa che corregge molto sensibilmente, utilizzando le ultime tecnologie, la pronazione di noi podisti amatori. Ovviamente siamo sopra i 300 grammi, di conseguenza lascio a voi la scelta se questa scarpa vi potrebbe essere utile. Sappiate però che la scarpa ha i migliori parametri di correzione, al tempo stesso tutto però dipende dal vostro modo di correre, cosa che ovviamente non posso valutare qui su YouTube. Nei miei test effettuati nell'ultimo mese sappiate che la scarpa secondo me ha diversi gradi di stabilità che dipendono fondamentalmente dalla vostra biomeccanica, dal vostro modo di appoggiare, e secondo me questa scarpa è davvero innovativa. Il tallone nella parte posteriore è davvero ben strutturato, mentre nella parte anteriore troviamo una scarpa che si rende davvero molto flessibile, e dal tempo stesso col mio modo di correre ho notato che questa scarpa è anche, grazie al Flight Foam Blast, davvero morbida. Per chi fosse interessato ai dettagli, sappia che ASICS utilizza diverse strutture per garantire la stabilità: il tallone, la parte interna, la parte esterna, il Duo Max, il Trusic, e comunque sfrutta tutte le tecnologie che le consentono di garantire
una riduzione dell'iperpronazione, oltre che ovviamente la suola full contact, che consente, tra l'altro, avendo la tecnologia 3D Space, di gestire al meglio le diverse caratteristiche di noi polisistematori, che quindi, secondo l'azienda giapponese, consente alla scarpa di adattare il nostro modo di correre sulla base della biomeccanica di corsa della persona che l'utilizza. E qui veniamo all'armonia di cui parlavo all'inizio: il Duo Max corregge ma non si sente, il gel aiuta e migliora la protezione della scarpa stessa, il trussico offre rigidità nella parte centrale della scarpa, mentre in avampiede, come già ho detto, il Fly From Blast offre ulteriore morbidezza che in una scarpa di questo tipo nel passato non trovavamo. E se non avete visto il video dell'unboxing del Pro Depodista, ci siamo immediatamente accorti, proprio nel momento stesso in cui abbiamo aperto la scarpa, delle caratteristiche di questa scarpa stessa. Proprio per questa ragione Andrea ha deciso di correre e io di filmarlo in pista con questa scarpa. Ci sarebbero però altre mille cose da dire, lascio però la parola ad Andrea. Comunque direi good job ASICS, avete migliorato qualcosa che era già sicuramente una certezza per noi podistiamatori. Dal mio punto di vista raccomando queste Kayano 28 soprattutto a chi cerca l'ultima tecnologia, che ha invece problemi di pronazione, chi non vuole una scarpa leggera, mentre questa scarpa offre la migliore protezione presente sul mercato. Tra l'altro sarebbe armonioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe di tecnologia. Non so perché ho usato il pacchetto Amazon, ma nei prossimi giorni ne parleremo, perché qua c'è comunque un altro oggetto interessante. Per il resto lascio la parola al Pro Depodista, come al solito il suo commento sul gel resta davvero mitico. Nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, siate armoniosi. Andrea, non ho capito perché il tuo obiettivo è migliore del mio, però ti capisco e mi sono messo nelle tue condizioni qualche minuto fa. Oggi testiamo finalmente le Kayano 28, cosa ne pensi, o recensiamo le Kayano 28, cosa ne pensi di questa scarpa? Sono più d'accordo che le recensiamo. Guarda, senza farlo apposta abbiamo fatto poco tempo fa la recensione delle Bondi 7. Queste qua diciamo che sono le altre scarpe super ammortizzamento, per di più con un inserto antipronazione di casa ASICS però. E secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe e in che condizione le utilizzeresti? Allora, sono scarpe sicuramente per atleti pesanti, quindi non leggerissimi, che non si offendano. Persone sopra i 70 kg le possono usare, danno il meglio di loro secondo me sopra i 75. È una scarpa che secondo me è stata utilizzata spesso da atleti iperpronatori anche leggeri. Secondo me lì c'era uno sbaglio, perché in casa ASICS c'erano le GT 1000, 2000, 3000 che forse facevano il caso loro, invece che usare sempre le Kayano. Io ho visto qualsiasi pronatore andava direttamente sulle Kayano, forse non conosceva le altre. E secondo te per quale distanze le utilizzeresti? Le persone che dovrebbero usare le Kayano sono persone oversize o abbastanza pesanti pronatori, o persone comunque relativamente lente, quindi sono delle scarpe per una preparazione completa di qualsiasi gara per queste persone. Cioè, mi viene in mente uno che fa 3 allenamenti a settimana, che pesa 80 kg, che deve fare la mezza maratona o la maratona, scarpa singola, fortunato lui. In questo caso potrebbe essere la Kayano. Invece a livello di ritmi cosa suggerisci? Guarda, ti dico, è una scarpa più dura rispetto alla Bondi, quindi la potrei spingere un attimino più forte, ma non ha senso. Non è stata progettata per andare forte, è una scarpa che è stata progettata per proteggere, per correggere la pronazione, quindi diciamo che le velocità non ce le frega niente. Ovvio che se dovessi fare un allenamento un po' più brillante, però stiamo parlando di persone che magari vanno a 6 al chilometro, più brillante vuol dire magari girare a 5,40, non crea assolutissimamente problemi. A livello di calzata cosa dici? Questo modello è 9,5, cosa ne pensi? Dico che è perfetto, appena l'ho messa sul piede tra virgolette abbondava un attimino, però è quello spazio giusto, vitale per non farci venire le unghie nere. Tomaia classica che a me piace. Tallone relativamente morbido, però non si piega, quindi la conchiglia c'è ma non si sente, e niente, direi che come vestizione è perfetta,
forse un pochino pesante per il periodo estivo, anche se, come dico sempre, a me non danno così tanto problema. E invece a livello di battistrada, l'hai utilizzata anche durante la pioggia, cosa ne pensi? Battistrada comunque classico, anche lì difficile dire se tiene davvero tanto, se tiene benino. Diciamo che per le velocità a cui devo portare questa scarpa fanno il loro sporco lavoro. Non sono scarpe che userei in pista a correre a 2,50 al chilometro, dove magari un po' di scivolo me lo potrebbero fare. In questo caso sono scarpe super aderenti al terreno. Invece secondo te, Andrea, scarpe simili in casa ASICS, ci sono le Nimbus 23, cosa diresti? Utilizzeresti una oppure l'altra, in quali condizioni? Beh, guarda, ti direi, uso la Nimbus se sono neutro o comunque non sono un oversize, diciamo fino ai 75 kg, se dovessi superarlo andrei sicuramente sulla Caiano. Un'altra scarpa simile, ma credo che pochissime persone l'hanno provata, era la GT3000, che aveva un inserto antipronazione importante. E dal tuo punto di vista quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Pregio secondo me è che hanno continuato la tradizione della Caiano, quindi chi si trovava bene prima si troverà bene anche adesso. Questa specie di guide rails che ha messo nella parte posteriore secondo me aiuterà tanto. Il difetto secondo me è comunque che, lì vabbè sono un po' critico io, è il gel ormai sorpassato. Hanno fatto delle mescole nuove in casa ASICS che secondo me potrebbero soppiantare il gel. A livello di colore ti piace, ovviamente? Ma guarda, ti dirò, non è proprio nero, un po' anonimo, ma meglio delle Pegasus 38 completamente nere. Ultima domanda, quando faremo il confronto invece tra le Cumulus 23 e le Nimbus 23 che abbiamo recensito qua sul canale qualche settimana fa o qualche mese fa? A sto punto faremo Cumulus, Nimbus e Caiano. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong. Ciao, alla prossima.